In merito a questa vicenda abbiamo raggiunto a telefono lo scrittore e critico d'arte Vittorio Sgarbi. Buongiorno Sgarbi. Ecco. Buongiorno. Allora, la chiusura del Museo Guttuso a Bagheria, due battute in merito a questa vicenda. Ma la chiusura del Museo Guttuso è di per sé un segnale molto negativo per la Sicilia e per l'Italia. In realtà l'importanza del museo è anche più che all'artista legata alla storia italiana e alla singolare funzione di pittore civico-civile che ha avuto Guttuso, segnando momenti fondamentali della storia d'Italia, prima e dopo la guerra, quindi con riferimento a una visione dell'uomo e della sua condizione nel conflitto, e poi la scelta politica di Guttuso che coincide con la rinascita dell'Italia in età democratica, quindi utilissimo per gli studenti un museo in cui un pittore non manifesta soltanto una visione interiore ma una visione storica, quindi quello sarebbe, diciamo, il primo pubblico naturale, per cui il museo dovrebbe essere gratuito e non dovrebbe essere chiuso. Invece le ragioni della chiusura dipendono dalla valutazione del sindaco sopra la proporzione fra gli accessi che sono molto limitati con una quantità di denaro sproporzionata alle spese che sono intorno ai 450.000 euro, si è detto. Quindi la logica della chiusura non è una logica aberrante, ma una logica di risparmio di spesa pubblica. Occorrerebbe poi capire perché costi tanto tenerlo aperto e perché ci vadano così poche persone, ma nella ipotesi di un'apertura gratuita non sarebbe quello il rapporto da fare, sarebbe da stabilire la funzione educativa di un museo che in questo caso viene sottratto non perché non ci va nessuno, ma perché non si propone come un museo pedagogico, e quindi se non riesce ad attirare attraverso una serie di offerte agli studenti, intanto vale tenerlo chiuso, quindi la logica non è una logica aberrante, però è un segnale molto negativo ed è un segnale di cedimento rispetto a valori e principi. L'ultima giustificazione per la chiusura è che il museo di un solo pittore, quindi è una celebrazione, e come accade anche in altri musei, vicino a Roma, il museo di Andrea di Manzù, o il museo di Francesco Messina a Milano, che sono disertati perché l'interesse e la curiosità per un solo pittore è un fatto più da collezionisti che non da cittadini desiderosi di conoscere l'importanza di un patrimonio che in un museo è molto articolata, per cui anche questo è un fatto. La risposta della famiglia Guttuso, del suo figlio adottivo, è di ritirare le opere depositate perché non vengono sufficientemente valorizzate, per cui diciamo tante cose si possono dire, ma l'elemento negativo è non avere tratto vantaggio dalla storia di questo pittore, che è una storia così legata alla nostra vicenda, diciamo, non artistica, ma politica e culturale, e quindi avere ottenuto un esito così modesto di afflusso di pubblico. E a questo punto, se i quadri vanno invece utilizzati per mostre, forse c'è maggior vantaggio che tenere in un museo non visti. Ecco, quindi una possibile soluzione quale potrebbe essere, secondo lei? È difficile darla perché bisognerebbe contenere le spese e contemporaneamente aumentare gli accessi, però siccome la mia teoria rispetto ai musei d'Italia è che essi devono essere gratuiti, allora evidentemente la gratuità in questo caso impedirebbe un equilibrio di bilancio. Quindi ridurre le spese è certamente possibile, e ci saranno troppi dipendenti per quel museo se costano 150.000 euro all'anno. Aprirlo agli studenti significa dargli una ragione, ma non si possono far pagare gli studenti, e quindi la soluzione è in una diversa concezione del patrimonio artistico e nella sua offerta come strumento di educazione e formazione. Guttuso è un pittore di sicuro interesse, non è un artista di primissima grandezza, e quindi per la chiusura è l'annuncio di un declino di Guttuso, di un declino rispetto
Parigi che sia di servizio sua per il Museo Picasso, perché il Museo Picasso ha un pubblico che garantì appunto il nome di Picasso. Il nome di Guttuso è un nome importante, ma forse meno grande di quanto si sia considerato, quindi lentamente esce dall'interesse generale e quindi diventa un museo per, diciamo, affezionati, per persone che hanno molta propensione per l'arte del Novecento e probabilmente molti docenti non inducono i loro allievi ad andare a vedere, per cui è molto difficile dare un giudizio. Io faccio un giudizio negativo su questa decisione perché è una decisione triste, però non è che sia senza motivazioni, insomma, ecco, ci sono delle motivazioni che spingono a giustificare quello che è stato fatto. Ecco, il Comune ha proposto una soluzione in cui c'è una partecipazione sia del pubblico che del privato. Lei è d'accordo con questa scelta? Privato è molto complicato perché bisogna abbassare le spese, intanto ridurre il personale, che è una cosa critica, inevitabile. Tenere il museo aperto per appuntamenti, che potrebbe essere un'ipotesi, cioè su appuntamento, su richiesta, e poi inventare una serie di occasioni per cui ci siano le persone che lo vanno a visitare, indipendentemente da. Non torniamo di qua. Quindi non è che il privato sia una soluzione. Passiamo di là, ecco, di quella. Ecco, se dovesse lanciare un appello ai bagheresi, a Bagheria o anche a tutti i siciliani, cosa direbbe loro? Se dovesse lanciare un appello. Ma è difficile lanciare un appello, è un bel museo, la villa è molto bella. Occorrerebbe fare un circuito delle ville con un turismo a Bagheria che mettesse in evidenza questo patrimonio formidabile che in parte è stato recuperato. Dalla villa di Chiagliata alla villa Spedalotto e alla villa Cattolica, alla villa di Paragonia, quindi sicuramente questo percorso potrebbe avere quindi sabato domenica, venerdì sabato domenica una visita alle ville e la villa Cattolica avrebbe oltre a se stessa anche il Guttuso come ragione di quindi potrebbe essere così una soluzione, però occorre che non ci si applichi ed esca anche da questa situazione molto complessa per la Sicilia, quella di un patrimonio artistico straordinario e soffocato o sottomesso, insomma, perché il turismo in Sicilia è molto modesto rispetto a quello che potrebbe essere. Però certamente Sì. l'area di Bagheria ha questa prerogativa delle ville, che è certamente una zona di attrazione importante, e questa di Guttuso ha di più anche le opere di Guttuso, insomma, quindi Ecco, lei da sola potrebbe. recentemente ha presentato il suo libro Gli anni delle meraviglie da Piero della Francesca a Pontormo, il tesoro d'Italia. Ci parli un po' di questa sua, diciamo, ultima fatica, anche se fatica non la possiamo chiamare più passione. Sì, non è una fatica, ma è la presentazione di un patrimonio artistico illimitato attraverso i suoi campioni più importanti, per cui non è un libro che mostra delle cose sconosciute, ma delle cose che dovrebbero essere conosciute e non lo sono abbastanza. Quindi in qualche modo assolve la funzione del libro di scuola che non abbiamo letto, del libro su cui non abbiamo studiato, cioè a scuola la storia dell'arte è considerata una materia marginale o inesistente, per cui uno arriva a un certo punto della vita, si rende conto che non conosce, non ha visto, non conosce l'esistenza di una quantità di opere straordinarie che non sono marginali ma fondamentali. E da questo punto di vista io esercito una funzione sussidiaria di supplenza, cioè integro quello che per chi vuole leggere il libro non si è studiato a scuola. Quindi è una funzione più che di divertimento della scoperta, di rilettura, ecco qua la meraviglia della facoltà Valentino, della rilettura del patrimonio artistico più significativo.
Ecco, perché l'Italia investe poco sull'arte? L'Italia è pa patria di arte, di artisti. Perché diciamo, i governi che si sono succeduti non hanno mai veramente investito su questo patrimonio artistico italiano? Hanno investito in modo discontinuo e certamente in modo minoritario, nel senso che ovviamente si poteva dare da molti anni maggior peso al patrimonio artistico. Io sono in questo momento a Torino, Torino è sempre stata percepita come una città industriale, invece è una bellissima città monumentale, quindi c'è stato un equivoco che oggi in parte si ripara. L'equivoco che ha investito parzialmente la Sicilia, che non ha mai evidentemente pensato di avere uno sviluppo industriale, ma per cui sono state a Termini Imerese, a Priolo, una serie di proposte di sviluppo che certo non erano legate alla bellezza dell'isola. Ora, nel libro di cui lei parlava, Diane delle Meraviglie, io dedico un capitolo ad Antonello da Messina. Antonello è un simbolo per la Sicilia come Leonardo lo è per la Toscana, ma mentre Leonardo e la Toscana hanno messo, Antonello e la Sicilia sono un dato molto meno cogente. Quindi c'è stata in Sicilia in particolare una vocazione tradita in tutta Italia, una sottovalutazione dell'importanza della bellezza della città e una distruzione sistematica di una parte di patrimonio per fare un'edilizia ripugnante e distruttiva. Ecco, quanto è triste questa situazione? Non so se sia triste o allegra, è qualcosa a cui i governi dovranno comunque, anche quello siciliano, porre particolare attenzione, perché avendo una evidenza straordinaria di patrimonio e di ricchezza, sarebbe stolto non darne beneficio, quindi fare una serie di pianti in un paradiso è una forma di schizofrenia, insomma, per cui lo dice sempre Farinetti, che il perimetro delle coste siciliane è equivalente a quello delle Canarie, e dal punto di vista dell'economia delle Canarie arrivano ogni anno 75 milioni di turisti, in Sicilia arrivano 5, e se avessi 5 milioni avendo un'isola più bella, un mare meraviglioso e una quantità di cose da vedere straordinaria, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Perfetto, la ringraziamo Vittorio Sgarbi, la invitiamo al più presto nei nostri studi per parlare anche di altri argomenti. Le auguriamo buon lavoro e una buona giornata. Leggete già le meraviglie, avrete quello che vi siete dimenticati a scuola e che invece è importante per una maggiore consapevolezza di quello che noi siamo. Grazie Vittorio Sgarbi, buona giornata. A presto.